Carissimi fratelli e sorelle, per natura spirituale divina, carissimi amici, amiche ed amici che mi ascoltate, carissimi confratelli, seguaci della via. Seguaci della via additataci dal nostro Maestro Divino Gesù di Nazareth. Oggi ho voglia di parlarvi del monogramma di Cristo, di uno dei monogrammi di Cristo, di uno dei cristogramma che hanno evidenziato la fede di tanti credenti dei primi secoli per giungere fino a noi. Vi parlerò del monogramma di Cristo, Kyrios. Il nome generato dalle due lettere greche componenti il simbolo sono la X in greco chi e la P in greco ro, che rappresentano le iniziali della parola Christos. Nell'antica lingua significava unto, parola che veniva usata per identificare Gesù. Al simbolo originale furono poi aggiunte ai lati due lettere greche, la Alfa e la Omega, che sarebbero la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Ma perché hanno messo l'alfa e l'omega? Ma qual è il loro significato? Il loro significato afferma la completezza che esprime l'immane della onnipotenza di Dio. È tutto. Questo simbolo dichiara derivazione greca in origine, era utilizzato prevalentemente nella parte orientale dell'Impero Romano. Nei primi secoli, dopo la venuta al mondo del Messia, i seguaci del Maestro Divino vivevano disorientati ed intimoriti per l'ostilità promossa dai pagani. Erano coloro che avevano voluto seguire il Divino Maestro crocifisso dei Romani. Voglio dire meglio che i territori di espansione della dottrina predicata da Gesù a quel tempo erano dominati dai Romani, quindi gli stessi pagani che avevano crocifisso il Divino Maestro. Tale situazione portava in guardia i discepoli che si riunivano di nascosto, ora in catacombe o in altri luoghi segreti, per pregare e commemorare la venuta ed il sacrificio evidenziato
in Gesù di Nazareth, il Cristo, Dio, in mezzo a noi. Gli adepti di Cristo, al fine di riconoscersi tra di loro, usarono diversi simboli. Simboli che incisero perfino sulle pietre delle loro tombe, nelle catacombe, per volersi identificare segretamente e diversamente dalle tombe dei pagani. Da parte dei Romani nel 311 d.C., l'editto di Galerio pose fine alle persecuzioni religiose. Finalmente. Con l'editto o patto di Mediolanum, l'attuale Milano, allora capitale dell'Impero Romano d'Occidente, con l'editto fu confermato l'accordo avvenuto nel febbraio dell'anno 313 tra Costantino e Licinio, che concedevano a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di venerare i propri culti religiosi. Per tale provvedimento, tutti i simboli segreti dei seguaci del Cristo furono resi pubblici e dopo l'anno 325, Concilio di Nicea, fu usato anche nelle chiese e basiliche occidentali dell'Impero Romano, diventando di uso comune per tutti i credenti in Cristo. Alcune leggende riferiscono che lo stesso Costantino I inserisse questo simbolo tra le sue insegne militari perché aveva avuto, si disse, una premonizione in sogno prima della battaglia di Ponte Milvio del 312 contro Massenzio. La leggendaria tradizione tramanda che, a seguito della vittoria, l'imperatore dedicò l'evento a Dio, al Dio dei cristiani. Dalla desunta valutazione storica, però, considerata in forma scientifica, si deduce che l'Impero Romano temette la grande avanzata della fede manifestata dagli adepti di Gesù Cristo, i quali in massa e forti dei principi dottrinali acquisiti dal Divino Maestro proclamavano indiscriminatamente l'adorazione a Dio, la pace e l'amore per il prossimo. Tale disciplina contrastava le regole dittatoriali di Roma, chiaro, Roma dittatoriale. Dunque bisognava ricorrere ad un rimedio che con apposite leggi regolasse eventuali futuri disordini nell'intero dello Stato romano. Costantino I aiutato dai filosofi del tempo, quali unici veterani
delle questioni religiose, volle regolare l'avanzata che si muoveva in nome del Cristo. Quindi oggi non è la Chiesa Cattolica che vanta gli adepti che credono in Cristo, ma è Cristo che richiama le anime alla salvezza. Ecco che la legge romana imperiale, mentre da una parte dava la sicurezza di bloccare le persecuzioni, dall'altra parte volle prendere in mano le redini della nuova religione, dallo Stato voluta confermare dallo stesso Costantino per prima. Pertanto, questa nuova struttura rimase, per come lo è ancora, dominata dalla dittatura romana. Oggi siamo sotto la Chiesa romana, fondata dall'imperatore Costantino I. Che con la creazione dei suoi canoni obbligava all'obbedienza, per come oggi lo fa ancora in forma, e la dice spirituale, secondo le norme disciplinari da loro trascritte nei codici. La soluzione rasserenò le preoccupazioni dell'impero, ma come si vedrà negli anni della storia, si confermò diabolica. Invero, per la forma terrena non sarebbe più Gesù, non sarebbe più Gesù a condurre il suo gregge tramite la dottrina e le parabole, ma il Papa successore di Cristo, con i suoi canoni e con i suoi proseliti, successore di Cristo. L'attributo cristiani è stato creato in seguito all'inglobamento dei credenti in Cristo nella Chiesa costantiniana, al fine di promuovere una sola ed unica rappresentanza con la forza, con la legge, con l'Inquisizione. Oggi questa struttura si vanta di essere, per antonomasia, la vera rappresentante di Dio, la vera rappresentante di Dio. Il Papa è il successore di Cristo, indifferente dal volere concepire che i suoi adepti sono e restano sempre i figli di coloro che furono maledetti dallo Spirito Santo a conferma delle atrocità della Santa Inquisizione e di ogni altro eccesso religioso. Per tale considerazione, poco fedele alla purità concepita dalla coscienza connessa allo Spirito, questa struttura ibrida ancora oggi commista a conseguenze pagane combinate si diversifica
in degenerato assetto dalle leggi della religione ebraica. Per cui, non essendo genuina allo spirito ebraico puro cristiano, deve si considerare struttura empia, quindi pilotata da chi? Da Satana. Non bisogna assolutamente giustificare, in avverso a ciò che lo Spirito Santo non perdonerà in eterno le efferate azioni pilotate dalla Santa Chiesa Cattolica Costantiniana che sfociano nell'orrore per i crudeli crimini demoniaci efferati, quali furono appunto i processi combinati della Santa Inquisizione. I papi sono della Santa Chiesa Cattolica Romana, santa, fecero bruciare vivi nelle pubbliche piazze, dopo averli atrocemente torturati, 900.000 dissidenti alle leggi papali. Ringrazio Dio. Ringrazio Dio di non essere finito nelle piazze per essere bruciato dopo essere stato torturato. Mi hanno già torturato in abbondanza. Ringrazio Dio di avermi concesso la luce e la grazia per essere uscito da quella religione che disgraziatamente fu la religione dei miei avi, dove io appresi anche come bisognava pregare con la purezza dell'animo Dio. Ringrazio Dio di essermi reso conto di vivere, sia pure ingenuamente lontano dalla confusione, di questa confusione che tutti conosciamo nella Chiesa Cattolica Romana. Oggi la serenità dello spirito che parla all'anima mi rende resistente a qualsiasi affronto, mi rende sicuro, certo della mia fede. Parliamo ora di altro. L'incisione riportata nel mio anello pastorale, ne ho diversi, mi solleva. Chirò, l'agnello, la croce di Cristo, mi sollevano, mi solleva Dio Cristo. Questa incisione afferma uno dei tanti simboli dedicati al Cristo, quei simboli che furono usati dagli apostoli di Cristo, dagli adepti di Cristo, dai seguaci della via di Gesù di Nazareth, per come mi affermo di essere pubblicamente, senza avere preoccupazione alcuna o vergogna di avere perduto un funerale nella Chiesa Cattolica, di avere perduto
qualsiasi rito della Chiesa Cattolica. Mi affermo pubblicamente con sommo orgoglio perché mi sono proposto alla guida che mi giunge direttamente da Dio. Dunque l'emblema che parla di Cristo è ben poca cosa rispetto alla fede che proviene dalla mia coscienza, dalla mia anima. Ma grido a squarciagola: questo emblema mi appartiene. Fu l'emblema dei primi seguaci della via. È l'emblema di tutti coloro che oggi vorranno chiamarsi seguace della via. Con il concilio di Costantino I del 325 d.C., l'imperatore Costantino pretese che tutti i documenti riferiti al Cristo, Vangeli, tutto, comprese le ritualità e le consuetudini confermate precedentemente alla loro nascita del 325, fossero conglobate e trascritte tra i canoni della sua nuova religione. Si era impossessato di tutto, era diventato il padrone della disciplina dottrinale del Cristo. Quindi, nel concetto filosofico di volere confermare una legge unitaria per tutti i credenti in Cristo, l'impero romano prefisse le sue condizioni legali e militari che si imposero trasportandosi in tradizione fino ai nostri giorni. Perché voi che credete nella Chiesa Cattolica siete ancora sotto lo scettro dell'imperatore Costantino senza che ve ne stiate ancora accorti. È una religione e non è una dottrina spirituale del Cristo, di Dio direttamente. L'umanità ha convissuto con la paura della forza coercitiva delle armi, della feroce inquisizione, dei sortileggi religiosi, tra cui la scomunica, che se non ci fossero le leggi democratiche di oggi saremmo ancora diseredati, come furono diseredate tante intere famiglie. E per concludere questo tratto, voglio parlare che ancora esiste il dominio di Costantino. E ce ne accorgiamo nel dovere pagare con la mortificazione pubblica o privata, come si voglia dire, con la penitenza data
dal confessore, penitenza adeguata al proprio peccato. Solo Cristo, solo Dio poteva perdonare i peccati. E lo affermò davanti ai sacerdoti del Tempio, che si sbalordirono. Oggi, grazie al papato della Chiesa romana, loro perdonano i peccati. Oggi. La Chiesa dei Papi di Roma, non potendo comprendere la profonda e reale coesistenza di Dio in noi, tra noi, con noi e nel suo immane creato, la Chiesa Cattolica lo mistifica. Lo fa diventare un pupetto. Prende il suo posto e lo rappresenta nella materia con la comunione, con la confessione, con tutto ciò che vuole. E lo mistifica addirittura con il forzare. La nostra sensibilità umana con il dovere adorare la materia da loro dimostrata che fosse Dio in persona, perché loro hanno il potere di trasformare e portare nella materia Dio. Come se Dio non ci fosse in mezzo a noi, con noi. Non dobbiamo sbalordirci quindi se ritrovando questi simboli che parlano di Cristo, questi simboli che io porto negli anelli, non dobbiamo sbalordirci. Se li dobbiamo considerare con amore, perché tramandano ancora a noi la purezza di quella fede che ancora esiste in poche persone, poiché il disorientamento mondano è terribile. È terribile! Nessuno più sa parlare come parlo io, nessuno sa predicare nelle chiese con quest'enfasi e questa fede che travolge per amore, per adorazione a Dio. Siano questi emblemi. Assieme alla nostra fede e la nostra adorazione a Dio, siano questi emblemi esposti gloriosamente nella nostra coscienza ed osannati, perché ci potessimo ricordare istante dopo istante dei nostri doveri che abbiamo verso il nostro Creatore. Sono a volte questi emblemi che nella nostra coscienza, nella nostra mente umana, parlano direttamente alla nostra fede e parlano in affermazione di quella che è realmente, istante dopo istante, la presenza di Gesù Cristo, Dio in mezzo a noi.
in veste pastorale, aderente alla genuina e presente dottrina spirituale del Cristo, vorrei, me lo auguro, che i credenti che aderiscono al mio concetto spirituale si facessero definire pubblicamente, senza preoccupazione, senza paura di perdere un funerale nel rito, pubblicamente e con orgoglio si facessero definire seguaci della via di Gesù di Nazareth. Vogliamo glorificare tutti gli emblemi antichi, precostantiniani, che ci appartengono per diritto di verità, per diritto di successione pura, spirituale, genuina, che appartengono a chi ne è degno. E non a chi ha millanta questa successione spirituale che afferma questa grande fede che io avverto, che voi avvertite. Se credete in Dio e che vive, fulgida ed immacolata in quanti siamo in grado di comprendere e di accettare la presenza dello Spirito Santo in noi. Carissimi tutti, la pace e la grazia del Signore siano sempre con noi. Vi ha parlato Ariele Luigi Chiavetta, quale vescovo di Cristo, per suo diretto volere e non per nessuna mano che congiunge al passato. Gloria a Dio.